È uno degli appuntamenti internazionali di più alto livello, sia per quel che riguarda i contenuti che per gli appuntamenti in fiera e in città. È stata presentata a Bologna la 53esima edizione della Fiera del Libro per ragazzi, che dal 4 al 7 di aprile invade i padiglioni di Bologna Fiere e moltissimi spazi in città, fra mostre, presentazione, convegni e dibattiti. Rappresenta un appuntamento a livello mondiale unico e conseguentemente per noi è sempre stato un fiore all'occhiello che vogliamo assolutamente potenziare. Anche questa contaminazione della città, che quindi parte tutta la settimana e finisce con il weekend, nonostante questo sia un appuntamento business to business, riteniamo che sia un omaggio sia alla città ma anche a tutti gli espositori internazionali che ci onorano ogni anno. È una scelta importante per la nostra amministrazione lavorare sul tema del libro per ragazzi. Non è semplicemente una fiera, è proprio un laboratorio nazionale in cui arrivano ospiti da tutto il mondo per discutere del futuro della nostra città, della nostra comunità, ovvero dei nostri ragazzi e di come permettere a questi ragazzi di accedere alla cultura, patrimonio straordinario, immenso, di libri, illustrazioni. In quei giorni discuteremo di questo e offriremo la possibilità agli operatori, alle famiglie e ai ragazzi di poter accedere a un patrimonio inestimabile di illustrazioni, libri e documenti. Tra le moltissime iniziative che rendono il programma speciale c'è la prima edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi assieme al 50° anniversario della Mostra degli Illustratori. Paese ospite sarà la Germania, che porta a Bologna il meglio della produzione dedicata al mondo dei più piccoli. È molto molto importante che venite a tutti i nostri eventi culturali, a tutte le esposizioni che facciamo alla feria, perché c'è un fine settimana che è aperto per tutto il mondo di Bologna e del mondo anche di venire. E noi facciamo molte, il Goethe-Institut fa molte iniziative in Bologna proprio, vuol dire nella città, così che tutta la gente che vive a Bologna ha la possibilità di venire. Fra le molte novità di quest'anno, e per stare al passo con la tecnologia, un intero padiglione della fiera verrà dedicato ai digital media. Qual è l'investimento economico che il nostro paese fa sui libri per ragazzi? Questo è difficile definirlo sui libri per ragazzi. Diciamo i libri in genere. Noi come produzione in Italia è uno dei sei paesi a più alto produzione di libri e siamo il terz'ultimo paese come indice di lettura. Provate a pensare a questa cosa qua. Tutti gli stati più emancipati, la Germania per prima, oltre ai paesi nordici, lavorano tutti esclusivamente nel campo delle scuole dell'obbligo. Il piacere del tatto lo mette via. Provate a pensare a una casa con non una biblioteca ma un iPad, un ebook, non so, cioè. No, non è vero, perché i dati internazionali non sono così, c'è una regressione dell'uso del book. È uno strumento di appoggio sicuramente, ma non può essere sostitutivo. Leggere dà entusiasmo a quelli che hanno passione. Allora c'è degli insegnanti che sono bravissimi, però andate a vedere se didatticamente nelle scuole italiane c'è questo. Poi parliamo delle biblioteche. Pensate, in questi paesi che vi ho detto, i bambini, ad esempio in Inghilterra, dove il 76% della gente legge, i ragazzi che fanno le scuole superiori stanno alcune ore in classe e il resto in biblioteca e lavorano sui libri. Quindi questa storia della simbiosi tra il libro e i giovani soprattutto, perché se non cominci lì non vai da nessuna parte.